pianta che hanno condizionato noi, che siamo Lega, però figuriamoci squadre di livello mondiale. L'operazione più mediatica del direttore Meluso, quella che ha avuto un risalto maggiore. Ma quando io lavoravo a Pisa, portai un ragazzo che si chiamava Daniele, che si chiama Daniele Mannini, che è ritornato a giocare a Pisa e dalla Serie D fece ha fatto una carriera strepitosa, insomma, veniva dai dilettanti, poi in un anno andò a finire addirittura in Nazionale del 21, quindi fece ha fatto una grandissima carriera e tuttora, insomma, un giocatore che gioca a Pisa, che probabilmente il lettore sarà pure un po' tifoso pisano, no? Invece l'operazione che ti hanno bruciato i social, non ti aspettavi che venisse fuori e invece sei stato sgamato, tra virgolette. Ma la più recente, guarda, riguarda proprio cioè la più clamorosa è la più recente perché riguarda Fornito, un giocatore che abbiamo preso l'anno scorso dal Napoli, che prima ancora di firmare il contratto lo fermarono fuori dalla sede e gli misero una sciarpa rosso-blu al collo, no? Quindi fu una cosa che mi colpì molto perché c'è stata un'evoluzione proprio velocissima, queste cose qui, fino a anche già 4-5 anni fa venivano meno, quindi devo dire che fu una cosa che mi ha colpito molto. Comunque, al di là di tutto, io adesso lascio la parola a Gianluca. Ecco, la cosa che ci ha, che comunque il web nel mercato è importante, però poi alla fine credo che il calcio sia un posto particolarmente meritocratico, quantomeno sul rettangolo di gioco. E quindi al di là della notizia che viene creata o delle appendici che ci sono, comunque il calcio mercato sul web è un'appendice importante. Al di là di questo, comunque quello che ha caratterizzato e caratterizzerà sempre il calcio è una meritocrazia certa, sicura, perché su quel rettangolo non si scappa. Grazie. Grazie, direttore Mauro Meluccio. Adesso è il momento di introdurre il nostro ospite che poco fa appunto twittava: sto arrivando nella mia vecchia Cosenza. Perché? Perché il suo rapporto con la Calabria, con Cosenza, è nato tanti anni fa quando da bambino calcava il prato del San Vito, quando il papà Gianni lavorava per le squadre calabresi, per il Cosenza in particolare, quindi era stato a Catanzaro, unico a unire le due città, il ponte virtuale tra le due città. Detto questo, avete visto anche nella locandina le foto, questa pellicola che ricorda dei momenti salienti, da personaggi importanti del calcio nazionale e mondiale a personaggi importanti del nostro cuore. Ricordavo prima Gigi Marulla, c'è una foto bellissima che lo ritrae con Donato Bergamini e anche lui merita un applauso. Magari un giorno sarà con Luca a dare una notizia che il calcio nel capo non c'entra nulla, ma che riguarda una verità che si aspetta e si cerca da anni, per il momento inutilmente. Dicevamo prima dei 600.000 follower che fanno paura, ci si pensa, ma lui ha imparato a dialogare con tutti. Questa è la sua grande bravura, quella di tenere il filo e di ascoltare e di dare le informazioni a tutti con questa grande capacità, che ne fa un giornalista davvero pieno, capace di passare dalla telecronaca al calciomercato, alla news in modo eccellente. Studi di giurisprudenza, se non erro, quindi non nuovo alle aule dell'università, e non guasta, anche perché spesso e volentieri il calciomercato si è incrociato con il diritto e quindi è una chiave che aiuta. Per un giornalista di cronaca, dico che la laurea in giurisprudenza può servire a evitare di scambiare un incidente probatorio per un tamponamento a catena. In questo caso funziona anche per il calciomercato. E allora ve lo lascio, Gianluca Di Marzio, e poi la parola a voi per le domande, so già che verteranno sul calciomercato. Ciao a tutti. Io intanto devo ringraziare questa città. Ho avuto la fortuna di vedere sempre la città piena, perché io ho visto da piccolo il San Vito pieno e adesso sto vedendo il campus San Vito pieno.
perché questo mi sembra uno stadio, e io mi sono portato dentro per tantissimi anni quel coro lupi, 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 no? Che partiva, non partiva dalla curva, partiva dalla tribuna dietro di me, no? Io facevo raccattapalle vicino alla panchina di mio padre, e mi ricordo che nei momenti di difficoltà, quando c'era un calcio d'angolo, quando c'era una rimessa laterale, sentivo questo lupi lupi e tremava lo stadio. Ma riusciamo a farlo? A farlo qui facciamo tremare? Anche lupi. Tremava tutto quello stadio, io me lo sono portato dentro e... Anche perché si sbattevano le mani sulle lamiere. No, sì, non ho mai sentito poi situazioni del genere da figlio di allenatore. Le emozioni più grandi che ho da figlio di allenatore le ho vissute qui. Probabilmente perché avevo l'età per capire davvero quello che mio padre stava ottenendo in questa città. Ricordo tantissime cose, quindi ricordo di aver rovinato anche una parte dell'erba del San Vito, quella vicino all'area di rigore, perché mi mettevo a tirare le punizioni con qualche ragazzino che scendeva dalle case vicino, e quindi c'erano i magazzinieri di allora. C'è Pasquale che cura tanto, e sarà Pasquale si ricorda, mi mandavano a quel paese, mi dicevano che Pasquale si ricorda pure che però prendevi le case, non prendevi la porta. Assolutamente non prendevo mai la porta, mi ricordo i magazzinieri, mi ricordo Iazzolino, mi ricordo Roberto Loria, e mi preparavano la maglietta, il Cosenza con mattaroncini, io mi allenavo spesso male con i ragazzi, mi ricordo tantissime cose, mi ricordo il ritorno da Monopoli in Pullman, quando siamo arrivati a notte fonda allo stadio, lo stadio era pieno. Io a Monopoli ho visto la partita accanto alla panchina di mio padre, addirittura non me lo dimenticherò mai, fu scagliata dalla tribuna dietro di me, la tribuna centrale. C'erano pochi tifosi del Monopoli, lo stadio era tutto rosso-blu, però chiaramente ce n'erano un po' di tifosi del Monopoli. Mi arrivò una pietra così, lanciata verso la panchina di mio padre, non verso di me, mi sfiorò. Mio padre si preoccupò, era un momento di massima tensione, comunque c'era quel punto da fare, vedeva il figlio in panchina, dice spostati da lì, perché era davvero un clima di grande tensione. Però poi mi ricordo quando siamo arrivati al San Vito, mi ricordo Padre Fedele, mi ricordo lo stadio pieno. Forse da lì da tu è nata la frase di tuo padre, di andare con gli elmetti. Comunque c'era, almeno dopo c'era Meduso in campo. Mi ricordo, poi io stavo negli spogliatoi, no? Quindi ho vissuto tanti momenti da spogliatoi, c'era una scritta, mi ricordo, in alto nello spogliatoio che ho scritto Marino con tante O. Gigi De Rosa se la ricorda, perché mio padre, Ciccio Marino lo conoscete, insomma, l'aveva preso di mira simpaticamente per stimolarlo, e quindi diceva sempre Marino, e l'avevano scritta proprio in alto negli spogliatoi. E mi ricordo anche una volta un ritorno da una trasferta, credo di Campobasso, dove si pareggiò 1-1, segnò Montrone. E c'era un po' di critica a Cosenza, perché la squadra vinceva in casa e pareggiava fuori, non riusciva a vincere in trasferta. Come l'attuale, mi sa. Però i punti erano 2, non erano 3. E quindi c'era in quel momento un po' di paura di non centrare l'obiettivo storico della promozione dopo 25 anni. E qui c'erano un po' di critiche. E allora papà faceva da scudo, e allora ai giocatori diceva no, ma va bene ragazzi così, va bene, vincere in casa e pareggiare fuori, non vi preoccupate, una media inglese perfetta, va bene. Quando si ricominciava l'allenamento il martedì, la tribuna era piena, non so se anche adesso è così, ma c'era tantissima gente che aspettava la squadra il martedì alla ripresa degli allenamenti. Quindi mi ricordo negli spogliatoi, papà che fa i complimenti alla squadra, dice va bene, andate bene a Campobasso, non vi preoccupate delle critiche, ragazzi, va bene così. Poi comincia la squadra a fare la corsetta, passa davanti alla tribuna, e mentre passa davanti alla tribuna fa: non dobbiamo accontentarci del pareggio fuori casa, ve l'avevo detto, ma dobbiamo andare a vincere fuori. E tutta la gente: Gianni, e lui caricava la squadra in questo modo, e loro ridevano, sapevano che era una tattica per caricare il pubblico, per stimolare loro. Ma ce ne sono tanti episodi. Poi voi avete ricordato, io ho avuto il piacere e l'onore di conoscere Gigi Marulla, di conoscere Denis Bergamini, Io con Denis ero amico, per modo di dire, nel senso che ero figlio dell'allenatore, piccolino, però ho passato tanti momenti con lui nei ritiri di Bressanone. Facevamo tante passeggiate, e quindi il giorno della sua morte è stato uno shock pazzesco. Io non volevo crederci, e tuttora non voglio credere che sia morto così. Quindi mi unisco assolutamente alla voglia di verità e di giustizia per Bergamini. E poi
poi non poi dopo parliamo di calciomercato, ma non voglio dimenticare Massimiliano Catena. È stato poco la mano di presenza, però era un guerriero, era un lottatore, era l'anima di una squadra che magari raccoglieva meno applausi, meno consensi, però è stato un grande simbolo di quel Cosenza. Quindi io ho passato dei momenti fantastici qui, io portavo le camicie a fiori perché le portava Padovano, te lo ricordi? Gigi Padovano portava le camicie a fiori imbarazzanti, mia moglie mi ha conosciuto così, avevo 18 anni, in queste camicie piene di fiori, col pizzetto, io volevo assomigliare a Padovano, i capelli lunghi, io avevo l'idolo di Padovano, gli altri avevano l'idolo di Gulli, Van Basti, avevo Michele Padovano, e correvo sotto la curva, un invasato dove c'erano i nuclei sconvolti, ci sono ancora i nuclei sconvolti, gli sconvolti, e io correvo dietro a Padovano e avevo una passione per Galeazzi, cioè Galeazzi poi un po' mi sfruttava per giocare un po' di più, perché mio padre diceva, vedi lui vuole diventare amico tuo perché poi tu pensa che tu mi dirai di farlo giocare. Quindi non era convinto dell'amicizia tra me e Galeazzi, in realtà io lo consideravo comunque un amico. E quindi ho passato dei momenti davvero fantastici in questa città e quindi sono davvero molto emozionato oggi e felice che tante persone che conosco e non conosco e magari non si ricordano neanche di quel periodo siano venute qui, Franco Segreto, Walter Leone, tutti amici, colleghi che sono venuti qui. E il calciomercato, tutti mi avete già chiesto fuori chi prende la Juve, Pjanic, Pogba, quindi immagino che le vostre domande verteranno su questo. Il mio telefonino è ovviamente acceso, perché se dovesse arrivare una notizia noi possiamo farla dare ad altri, no? Quindi se arriva la diamo ovviamente qui, però per adesso almeno, tranne Ventura CT, lo sapevate? Ventura CT l'abbiamo data ieri sera a Sky con Mihajlovic sulla panchina del Torino, dovrebbe andare così. Ma a prescindere da questo, non va bene Mihajlovic? Sì. A prescindere da questo, la grande rivoluzione dei social, che è un po' l'argomento di questo nostro incontro, come dicevamo prima, ha assolutamente stravolto, velocizzato, a tempo di record la diffusione delle notizie, ma la cosa secondo me più affascinante e più particolare è che ha permesso a tutti voi di poter essere inviati di mercato, cronisti di mercato, perché mi è successo due o tre volte, mi è successo anche di ricevere mail millantatorie, ho visto Ibrahimovic sulla nave di De Laurentiis a Ischia alle 16:38, verifica, quindi a volte perdi anche del tempo a verificare delle indicazioni che ti arrivano da chi ti scrive, però devo dire che per esempio in un caso una delle notizie più importanti che io abbia mai dato, ovvero quella di Tevez alla Juventus, mi arrivò attraverso una mail di un ragazzo. Quindi io ho creato questo mio sito personale dove comunque c'è la possibilità di mandarmi una mail diretta, io le leggo quasi sempre, molti pensano che non sia io a leggerle, invece no, io le leggo tutte, magari non ogni mezz'ora, ogni ora, però due o tre volte al giorno vado a guardare e le leggo. E mi ricordo che era proprio in questo periodo, 15-16 maggio, verso le 3 del mattino, perché comunque la vita del giornalista di mercato finisce molto tardi la notte, quindi verso le 2:30-3, perché molte operazioni si aumentare le relazioni sociali con i miei colleghi, quindi Gianluca è una macchina da guerra sotto questo aspetto. E quella notte mi arriva questa mail, c'è un ragazzo che dice: mi chiamo Giuseppe, potrai non credermi ovviamente, però io ti considero il giornalista più importante, sono il tuo fan eccetera eccetera, ti volevo dare uno scoop. E io leggo, continuo a leggere questa mail, lui mi manda anche il suo numero di telefono, dice: se vuoi verificare, se vuoi avere più notizie, chiami. E dice: questa sera nel ristorante dove io faccio il lavapiatti a Londra, e ovviamente mi nomina il ristorante, esisteva, io poi sono andato a controllare, era un ristorante, si chiama Babbo Restaurant, in una zona anche abbastanza lussuosa di Londra,
mi dice: questa sera a mangiare nel mio locale, nel locale dove lavoro, c'erano Tevez, Conte, Paratici, Marotta, tutta la dirigenza della Juventus, il procuratore di Tevez. Cioè, il ristorante era chiuso proprio per evitare occhi indiscreti, però siccome io sono italiano e lavoro in questo ristorante, ti voglio dare questa notizia, fai le verifiche più opportune e vedi come darlo. Ovviamente mi fa piacere se la dai tu rispetto a un altro. Ovviamente alle 4 di mattina vai a verificare a quell'ora, però la mattina chiaramente fai fatica a dormire poi quando hai notizie del genere. La mattina mi sveglio quindi prima del solito, e il mio modo di fare questo mestiere è comunque verificare il più possibile. Mauro prima diceva che noi siamo nemici, in realtà si dovrebbe, secondo me, collaborare molto di più con la società proprio per evitare che noi si scriva delle bufale, cioè, perché anche se io ti chiamo 10 volte al giorno, ti scrivo 10 volte al giorno, lo faccio proprio per evitare di far uscire delle cose non veritiere. Magari si concorda e si collabora insieme se la fuoriuscita della notizia in quel momento può dar fastidio al club, perché io poi non sono uno sciacallo. Se il Cosenza sta per chiudere un'operazione e io arrivo da solo sulla notizia, quello che chiedo alla mia fonte è di non mandarmi fuori strada. Cioè, se io so che il Cosenza sta prendendo Iemmello, magari, per il Cosenza, però se io so che il Cosenza sta prendendo Iemmello e dico a Mauro: è vero che stai prendendo Iemmello, se Mauro mi dice lascia stare, è una bufala, dopo un mese diventa ufficiale, si perde completamente il rapporto di fiducia nei nostri confronti. Quindi preferisco che Mauro mi dica: ok, è vero, però se la fai uscire adesso mi crei un grave danno, perché io sto per concludere, perché c'è un'altra squadra che lo sta facendo. Stai tranquillo che nel momento in cui io concludo l'operazione sei la prima persona che avviso. Ovviamente per me è un rischio, perché non è detto che la notizia l'abbia soltanto io, ma possono averla altre fonti di informazione, quindi mi devo eventualmente prendere il rischio. Però dopo vi racconterò, nella mia carriera preferisco prendermelo questo rischio, non bruciarmi il rapporto che ho nei confronti della mia fonte. Se domani dovesse uscire da un'altra parte la stessa notizia prima di me, io so che Mauro si sentirebbe nei miei confronti in debito e magari me ne darebbe due di notizie la prossima volta al posto di quella. Quindi quella volta cosa faccio? Mando un messaggio a Paratici e a Marotta, come faccio sempre, non nego, mando un messaggio in cui scrivo a Paratici. Allora, poi c'è modo di scrivere, no? In quel momento avrei potuto scrivere: è vero che stai prendendo Tevez, no? Magari mi avrebbe risposto, come fa spesso: lascia stare, ma che dici? Oppure avrei potuto scrivere, come ho fatto conoscendo poi determinati personaggi, perché alla lunga, quando conosci poi i tipi di personaggi, sai come scrivere, e gli scrivo: come si mangiava a Babbo Restaurant ieri sera alle 22:30, li siete trovati bene? Cioè, facendogli capire che sapevo. Allora, se farete un domani, vi auguro, non so se volete farlo, ma è il mio mestiere, se quando mandi un messaggio del genere, dopo 30 secondi squilla il numero della persona a cui hai mandato il messaggio, vuol dire che hai centrato, e quindi dopo 20 secondi Fabio Paratici mi chiamava. Perché quando ti chiamano vuol dire che li hai beccati, e vuol dire che loro devono cercare il modo per nascondere la notizia. Se invece ti rispondono lascia stare, una bufala, c'è il rischio che possano dirti la verità. Mi chiama, quindi chiamandomi capisco che è vero, mi chiama e dice: no, non è possibile, come fai a saperlo, non devi dirlo, mi metti nei casini, Manchester City non lo sa, e Agnelli adesso mi licenzia perché non deve saperlo nessuno, abbiamo evitato agli aeroporti privati la fila, insomma mi ha fatto tutta una serie. Io ho detto: Fabio, capisco, però io gli ho raccontato la verità, ho detto: a me è arrivata questa mail, come hai fatto a saperlo? Poi voglio sempre sapere chi te l'ha detto. È la cosa delle fonti, di svelare la fonte, l'abbiate licenziato, immagino, è la cosa più brutta che si possa chiedere. Però era veramente una situazione molto complicata quella, molto difficile da gestire. Quindi io, ovviamente il ristorante era chiuso quel giorno lì, soltanto che la Juve è andata forte su Tevez, contatti in corso, le cose che si dicono a livello di titoli, di formalizzazione. Quindi sparo questa notizia, ovviamente, come diceva lui, il lavapiatti è stato licenziato, perché ovviamente loro poi sono andati a scoprire, a cercare di capire quale italiano lavorasse in quel momento in quel ristorante. Però la cosa che mi ha fatto più piacere è che il ragazzo non mi ha telefonato. Che fa l'operatore di mercato adesso. L'abbiamo invitato poi in trasmissione a Calciomercato e mi ha ringraziato, perché ha detto: a me non interessa niente, a parte che era un lavoro a ore, ma per me aver contribuito comunque ad una notizia importante che poi si è rivelata vera, perché dopo un mese è diventato ufficiale. Quindi è probabile che già in quell'occasione Tevez avesse firmato il contratto, perché era presente anche il segretario
della Juventus, e quindi quando si muovono comunque così tanti personaggi di un club, Marotta, Paratici, il segretario, era inevitabilmente per firmare il contratto del giocatore. E poi dopo Mauro insegnerà, le regole dicono che tu dovresti prima avvisare il club, fare una trattativa col club e poi firmare col giocatore. In realtà si fa sempre al contrario, cioè si prende il giocatore, si ha la forza del giocatore in mano con la firma o comunque con un impegno, e, quando, e così loro dicono: io ho il giocatore, adesso con la forza del giocatore vado a trattare col club con più potere, tanto alla fine il club, sapendo che io ho il giocatore in mano, mi accontenterà. Ormai è una consuetudine, quindi non ci si offende nemmeno più a vicenda se si contatta un giocatore di una squadra avversaria. Sta di fatto comunque il ragazzo, ripeto, mi ha ringraziato, ed è uno degli esempi più evidenti di come chiunque possa diventare esperto di mercato o inviato cronista di mercato. Su Twitter mi sono arrivate tante foto, anche magari non con grande rispetto dalla privacy, però di direttori a pranzo, Capozucca e Sabatini a pranzo a Varazze, in provincia di Genova, per trattare Bertolacci, quelle operazioni lì, e quando ti mandano la foto di loro due a pranzo, è chiaro che tu sei tranquillo. Allora chiami Capozucca e gli dici: ma sei a Varazze a pranzo con Sabatini? No, sono a Varazze, no, io sono a Roma. Come a Roma? Guarda, c'è una foto su Twitter. Che cos'è Twitter? Come, che cos'è Twitter? Capozza, cioè, Twitter, ti hanno fotografato un minuto fa a Varazze. No, ma che cos'è? Cioè, lì non possono neanche negare l'evidenza, perché una volta ti raccontavano un sacco di balle, adesso non possono più perché ci sono tante foto, quindi noi abbiamo tante persone che ci aiutano inevitabilmente a trovare trattative in giro per il mondo. Poi tante altre volte invece dipende dalle fonti di informazione che uno ha. Ovviamente per arrivare al livello che sono arrivato io devi avere comunque una rete di contatti importanti, devi saperti fidare, però quello che vi dicevo prima, nel momento in cui mi arriva una notizia grossa, come per esempio quando Mancini è tornato all'Inter, e sei di fronte a un bivio. Il bivio, quando ti arriva una notizia del genere, chiaramente non dai club, ma ti arriva da un'altra fonte che tu consideri buona, è ovviamente verificarla oppure fidarti di questa fonte e andare dritto e spararla lo stesso. Io ho un rapporto con Sky, con i miei direttori, un rapporto bellissimo, quindi loro mi lasciano ampia libertà, non mi chiedono neanche da chi mi arriva la notizia. Quindi io, se adesso chiamo e dico che Mancini lascia l'Inter, loro non mi chiedono neanche se l'ho verificata o non l'ho verificata, si fidano e quindi mi fanno andare in onda così. Però fa parte del mio... esempio a caso oppure... No, non è la fine, no, nel senso non vuole avere delle garanzie per restare, quello sì, però credo che alla fine rimarrà. Però in quell'occasione la fonte era talmente buona che sarei potuto andare tranquillamente in onda a dirla, però era un giovedì pomeriggio, giovedì verso le 21, l'Inter aveva giocato la domenica e c'era la sosta, poi c'era il derby, quella dopo, ma non c'era il minimo sentore che Mazzarri potesse essere esonerato per far posto a Mancini, zero, tant'è che quando mi è arrivata la notizia io ho detto a questa persona: ma sei scemo, ma che notizie mi dai, ma mi prendi in giro? No, fidati, Mancini è a Roma che sta parlando con l'Inter. Ripeto, è una fonte talmente buona che potevo andare tranquillamente dritto, invece per come ragiono io, per come sono fatto io, verifico. E quindi in quel caso non conosco Toir, non ho buoni rapporti, cioè non ho rapporti con Mancini, non è forse neanche il suo numero di telefono. All'Inter c'erano due dirigenti, uno c'è ancora, Ausilio, l'altro era Fassone. E cosa fai? Mandi un messaggio. Come ho detto prima, ci sono vari modi di mandare i messaggi a seconda dell'interlocutore. Ho un rapporto migliore con Ausilio perché ha più o meno la mia età rispetto a Fassone, quindi il primo tentativo lo faccio con Ausilio. La fortuna di avere WhatsApp è che vedi con le due V blu se legge il messaggio o meno. Allora, senza dir nulla, no? Dico: chiamami, è urgente. Così, senza così, magari non sa, non pensa che io ho saputo di Mancini. E lui vede, no? La W, quindi vede il messaggio. Passano 5 minuti, 10 minuti, non chiama. Chiamo io spento. Allora, questo qua si è spento il telefono perché non mi vuol parlare, no? Riprovo, spento. Io come? Ho visto il messaggio, chiamo urgente, poi spento, mi puzzava.
e rimane, erano, intanto si facevano le 22.50, 23, intanto avviso Sky, dico al mio direttore Massimo Corcione: Massimo, io ho questa cosa, però se non ho la verifica da parte del club, non me la sento di dirla. Nel frattempo ero, tra l'altro, ero a casa da mio padre a Padova. Non vi dico, mio padre, devi darla perché ti fregano, la notizia va da un'altra parte, sai, vecchio stampo, dice no, quando c'è la notizia si deve dare. Ho capito, ma voglio verificarla, se faccio poi la più brutta figura della mia vita e poi chi lo va a raccontare? Cioè, fammi fare un ulteriore passaggio di verifica. E allora c'è Fassone, e Fassone però, se avessi scritto di nuovo chiamami urgente, avrei rischiato di nuovo la stessa figura di prima. E allora cambio idea e scrivo: so che state parlando con Mancini a Roma, chiamami se non la dico dopo 5 minuti in diretta. E dopo un minuto ti chiamo tra poco, la risposta dell'SMS, ti chiamo tra poco, era inevitabilmente il fatto di aver capito che era la verità. E ti chiamo tra poco, però passano 5 minuti, passano 10 minuti, passano un quarto d'ora, non mi chiamava. Mio padre che mi faceva: devi darla perché ormai l'ha detto, t'ha confermato, dalla papà. Non posso darla, anche perché torno indietro, quella fonte mi aveva dato notizia e mi ha detto: guarda, occhio perché Mazzarri non lo sa. Come Mazzarri non lo sa? Non lo sa, perché se non trovo l'accordo con Mancini, Mazzarri domattina deve allenare, e quindi, cioè, non è che non avvisi l'allenatore esonerato prima di prendere quello nuovo. Quindi se Mazzarri lo sa dalla televisione, scoppia un putiferio. Mio padre: dalla. Un po' Fassone chiama, perché è stato mezz'ora, tutto si faceva 11:20, 11:30, io cominciavo a pensare alle edizioni, dove poterla dare, che poi voi vedete le edizioni 24 ore su 24 di Sky Sport 24, ma vi sarete accorti che dall'una replica, no, fino alle 7, quindi se fosse arrivati fino all'una, poi non potevo darla più, dovevo darla la mattina dopo. Nel frattempo, sulle mail, una mail nostra interna di Sky, arrivano le prime pagine dei giornali del giorno dopo, no? Quindi Gazzetta, quello dello Sport, Tutto Sport, comincia ad arrivare intorno alle 23:15. Io prima di andare a dormire, poi a Milano abbiamo la fortuna che intorno alle 1:30-2 nelle edicole già escono i giornali, però la prima pagina la vedi via mail, quindi ho detto: andiamo a guardare se per caso qualcuno ha qualcosa. Il titolo della Gazzetta era: Mazzarri squadra rapporto in DVD in vista del derby, quindi proprio zero in prima pagina. Quello dello Sport, niente, Tutto Sport neanche. Mi chiama Fassone e mi dice: come fai a saperlo? No, perché lo sappiamo io, Toir, Mancini, ossia, te l'ho detto uno di questi. No, giuro, non me l'ha detto nessuno di questi. Comunque, non si chiede mai chi ha dato la notizia. No, però adesso non puoi darla. Come non posso darla? Cioè, io la devo dare, è una notizia troppo importante. No, Mazzarri non lo sa, quindi mi conferma quello che mi aveva detto la mia fonte. E noi, se non chiudiamo l'accordo con Mancini questa notte, Mazzarri domattina fa allenamento. Quindi se tu dai una notizia del genere ci crei un grandissimo problema. E dico: quindi cosa faccio? E se lo sa qualcun altro? No, nessun altro giornalista mi ha chiamato, è impossibile. Ho capito, ma magari qualche sito, qualche amico di qualcuno che vi ha visto lì a Roma. No, non ci ha visto nessuno, è impossibile. Ho capito, ma come è arrivata a me la notizia, è possibile che sia arrivata a qualcun altro. No, ti prego, fidati. Aspetta 5 minuti, ti richiamo, mi richiama, mi dice che ha parlato con Toir, che Toir gli ha chiesto la cortesia di non uscire con questa notizia. Però mi promettono che appena Mancini firmerà il contratto, la prima persona a essere avvisata è Mazzarri, ovviamente, dell'esonero. E la seconda persona sarei stata io. Nel frattempo Gianni? No, nel frattempo Gianni era il giornale per la data. Ti stanno prendendo in giro, domani lo trovi sui giornali, te l'ho detto, dormi, devi farti la settimana bianca a Napoli, devi portare gli spagnoli. Io andavo a prendere le monetine che gli americani buttavano in acqua, tu dormi in piedi, tutte queste cose qua. Abituato quando mio padre è così, e quindi niente, io sono lì con Fassone, dico: vabbè, quindi come rimaniamo? Non ti preoccupare, domani mattina, quella notte ovviamente non ho dormito. La mattina alle 8 comincio a guardare vari siti, no? Quello dello Sport Online, eccetera, niente, non aveva niente nessuno. Mio padre non mi parlava, la mattina si è svegliato, non mi ha parlato, e alle 8:30 comincio a minacciare, però comincio a scrivere, no, di nuovo all'Inter, se non mi avvisate subito vado in onda. Poi comincio ad andare veramente in tilt, e io nel frattempo non ho avvisato nessuno tranne il mio direttore, perché non mi fido comunque in quei momenti di nessuno, neanche del mio miglior amico, del mio miglior collega, di nessuno. E alle 10:40 circa di quella mattinata mi arriva la telefonata di Fassone, in cui mi dice: vai. In quel momento
ripeto, proprio per la diffusione della notizia ormai velocissima attraverso i social, c'era anche il rischio di poter arrivare secondo anche in quel momento, perché se Mazzarri, avvisato dell'esonero, avesse comunque detto a, non so, Mario Sconcerti, con cui poteva avere un buon rapporto, voleva dare una notizia a un giornalista privilegiato, a un amico, a qualsiasi altra persona, comunque ci sono dei tempi tecnici per me, nel momento in cui ricevo la notizia, telefonare a Sky, dire mandatemi in onda, devono chiamarmi dal telefono della regia, poi aspettare che finisca un servizio, cioè potevano passare 5-6 minuti e rischiavo di perdermi, insomma, una notizia molto importante in quel momento. Sta di fatto che rischio, vado velocissimo, chiamo in onda e dico mandatemi in onda, così mandatemi in onda, i conduttori non sapevano assolutamente nulla, quindi io nel giro di 4-5 minuti intervengo a Sky Sport 24, i conduttori mi dicono c'è Gianluca Di Marzo che vuole parlare, novità? Sì, novità, mancino il nuovo allenatore dell'Inter. Sono rimasti così, a bocca aperta, ma sei sul serio, stai scherzando? No, c'è stato un incontro poco fa, Mazzarri è stato esonerato, mancino allenatore dell'Inter, non ha fatto l'ultima ora. Io tremavo, perché poi l'adrenalina che ti dà una notizia di mercato del genere quando la stai dando è forse come un gol, non so, qui ci sono ex giocatori che hanno segnato tanti gol nella propria carriera, però l'adrenalina di una notizia è qualcosa di arrivare primo sulla notizia, perché nel calciomercato comunque ovviamente devi cercare di arrivare primo, quindi il fatto di aver comunque tutta la notte tribolato controllando in giro varie fonti, non aver trovato nulla su questo passaggio di Mancini all'Inter, la notizia poi è stata ufficializzata poche ore dopo, prima l'esonero di Mazzarri, poi l'arrivo di Mancini, il giorno dopo mi hanno ringraziato, comunque anche vari colleghi sono stati molto, molto corretti nei miei confronti. È vero che bisogna arrivare primi, però è anche altrettanto vero che oggi, come diceva Mauro, c'è talmente tanta concorrenza, talmente tanti siti che parlano di calciomercato, un'infinità di fonti, che ultimamente vedo che sta cambiando un po' il rapporto dell'utente nei miei confronti. Cioè prima sì, voleva che io arrivassi primo, ci mancherebbe altro, ma adesso mi chiede sempre più conferma delle cose che dicono altri. Cioè è importante essere attendibili e dire la verità più che essere primi. Quindi io ricevo decine, centinaia di tweet al giorno in cui mi chiedono conferma o smentita di notizie date da altri, che poi immaginerete non è bello dover commentare o confermare o smentire notizie di altri. Tipo domenica era uscita la notizia che la Juventus aveva già pagato la clausola di Pjanic, no, di 38 milioni di euro, poi smentita dalla Roma, smentita dalla Juve, però nel momento in cui un sito importante dà notizie del genere, mi è cambiata la giornata. Mia moglie è una malata a quel paese, perché perdevo più tempo a leggere tutti i tweet che mi arrivavano, e io non sono un giornalista che dice no, quella è una bufala, lascia stare, cerco sempre di rispondere, magari avevo risposto anche a qualcuno di voi così, io lo dico quando mi risulta, oppure se mi risulta confermo o smentisco, ma sicuramente in quel momento non mi va mai di catalogare come non vera una notizia di altri. Però noto da parte vostra, comunque da parte di chi ci segue, sempre più la ricerca della verità. Oggi non è più il calciomercato del pendolino, no? È diventato il calciomercato della verità o della verosimilità. Cioè, voi siete i primi che non volete essere illusi. È vero che è il calciomercato dei sogni, no? Uno vuol sognare di avere Ibrahimovic al Milan. Però magari voi preferite che io vi dica è più difficile che Ibrahimovic arrivi al Milan, che no, Ibrahimovic al Milan è vicinissimo, non vi preoccupate che arriva, perché poi ci rimanete male, a volte molti mi offendono anche perché non capiscono tante volte la differenza tra trattativa e operazione chiusa. Cioè tante volte noi diciamo che quel giocatore Iturbe è vicino al Milan, ma dire vicino non vuol dire che sia stato preso dal Milan, perché dal vicino al preso ci sono, Mauro lo sa, tante di quelle situazioni. Oggi saltano le operazioni anche dopo le visite mediche, che una volta non era pensabile. Una volta quando un giocatore viene chiamato a fare le visite mediche è fatta, no? Non è come dire che non è fatta se viene chiamato a fare le visite mediche. Oggi invece può saltare anche dopo le visite mediche, o perché trovano un problema nel giocatore, o perché al momento della firma c'è un bonus diverso, un pagamento che doveva essere immediato invece viene messo a 2 anni, a 3 anni, e le varie società non si mettono d'accordo. Quindi
fino all'ultimo secondo può davvero cambiare tutto, ma non perché siamo noi pazzi, a volte sono pazzi loro che cambiano mille volte le idee nelle operazioni, ci sono dei presidenti che cambiano tante volte le carte in tavola, e quindi quello che vi chiedo è proprio quello di cercare, e mi fa piacere anche provare a far capire come funziona il calciomercato quando faccio degli incontri o quando scrivo su Twitter e rispondo, proprio per far capire la differenza dei vari momenti della trattativa. Anche un semplice interesse non vuol dire che il giocatore arriva. Poi mi scrivono: ma tu avevi detto che Milan voleva Ibrahimovic, cioè, ho capito, volere è una cosa, poi se Ibrahimovic è andato a Los Angeles è perché ha fatto una sua scelta di andare a Los Angeles, non perché non voglia aspettare il Manchester United, è perché vuole aspettare il Manchester United. Quindi c'è una sorta di codice nel calciomercato che ovviamente rende ogni operazione fino all'ultimo molto molto difficile da prevedere, ecco, e soprattutto da raccontare. Quindi io mi definisco più un cronista di mercato più che un esperto di mercato, perché io credo che la gente voglia vivere il racconto della trattativa più che avere la previsione che poi la maggior parte delle volte non si realizza. I social hanno poi internazionalizzato assolutamente molte delle mie notizie. Cioè io quando twitto in turco, perché ho twittato in turco un paio di notizie l'estate scorsa su Van Persie, su Nani a Fenerbahce, molti di voi avranno Twitter, no? Ho ricevuto 6.000 retweet, 8.000 preferiti per una notizia in turco. È stata una notizia che ha avuto più risonanza in assoluto da quando faccio questo mestiere, perché in Turchia sono pazzi di calcio. Prima ancora Snyder, più di noi, anche con Snyder. Anche con Snyder mi arrivavano minacce di morte, quando dicevo che Snyder poteva andare alla Juventus, mi mandavano la mia foto, la mia caricatura con il coltello sotto la gola, a volte simpaticamente da parte dei tifosi del Galatasaray. Poi se invece dai la notizia che Nani va a Fenerbahce, ti invitano tutti a Istanbul, allora mi scrivevano: grande zio. Io: come zio? Zio, perché poi mi sono fatto amica una ragazza italiana che parla turco, mi scriveva: no zio. Amica di Twitter che mi ha scritto: guarda che zio vuol dire che ti vogliono bene, no? Ti chiamano zio, quindi mi scrivono zio Marcio. Ma perché Marcio, no? Perché non riuscivano a scrivere di Marzio, quindi chiamano zio, ma grande zio, vieni a Istanbul, solo perché gli davi la notizia di un giocatore che veniva preso da... Non l'avessi mai fatto. Mi chiedono ogni giorno chi prende il Besiktas, chi prende il Fenerbahce, chi prende il Galatasaray, quindi diventa anche complicato venire incontro alle esigenze di tutti. E adesso a tutti i procuratori che ovviamente sento spesso, allora a volte pensano di darmi soltanto la notizia verso l'Italia, no? Di un giocatore che arriva in Italia, va via. E allora magari mi dicono: no, ma io sto facendo un'altra cosa estero su estero. E io: dimmela, perché magari la dico ai turchi, la dico agli inglesi. E quegli inglesi sono altri assolutamente pazzi di calciomercato. E poi ho scoperto perché. Perché loro scommettono sulle notizie di mercato. Cioè, in Inghilterra si può scommettere sulle notizie di mercato, quindi molti mi mandano poi la bolletta ringraziandomi, perché ho fatto fare le vacanze, perché hanno previsto, perché io avevo detto che il Tottenham... No, per carità. E ovviamente si inviperiscono se io dico: è successo che William, ricordate William, no? Il giocatore del Chelsea, era andato a fare le visite medico al Tottenham. Cioè io con il procuratore che era mio amico mi diceva: siamo qui nella sede del Tottenham a fare le visite mediche. Quindi in quel momento io ho detto che William stava facendo le visite mediche col Tottenham, quindi evidentemente tutti questi tifosi del Tottenham sono andati a scommettere su questo acquisto di William, che due ore dopo è stato ufficializzato dal Chelsea, perché Abramovic lo ha fatto prelevare di nascosto in segreto da un'uscita secondaria, gli ha dato molto di più e mi hanno massacrato, mi hanno letteralmente distrutto. Però se invece riesci a anticipare una notizia tipo Darmian a Manchester United, io sono diventato tendenza a Manchester su Twitter. La notizia di Darmian a Manchester United, che nessuno in Inghilterra aveva previsto, mi ha portato una marea di tifosi del Manchester a seguirmi, quindi ho visto 5-6 mila follower in più nel giro di poche ore, la tendenza appunto a Manchester. E poi la fortuna di avere in quell'operazione un, tra virgolette, un procuratore, comunque una persona
di fiducia che mi aggiornava minuto per minuto, quindi tra un quarto d'ora Damiano arriva qui, tra un quarto d'ora esce il comunicato, e quindi io facevo una sorta di countdown su Twitter in inglese dicendo tra un quarto d'ora esce il comunicato uscì veramente dopo un quarto d'ora, e qui sono diventato per loro Nostradamus, quindi hanno cominciato a chiamarmi God, Dio, poi ITK, che vuol dire in the know vuol dire che lui sa, ed è nella notizia, no? Quindi tutti God in the know, poi hanno cominciato a scrivermi, cominciavano a scrivere se Di Marzio dice che mia moglie mi tradirà, allora vuol dire che è vero, ma tutti in inglese, no? Dimmi quale sarà il nome di mio figlio, tutto così, è vero che sto per avere una bambina invece di un bambino. Dall'altra parte però, da quando gli ho detto che Mourinho, secondo le mie fonti, era l'allenatore del Manchester United, io non passo giorno e notte a dover guardare centinaia di cose arrivate che mi dicono quando viene ufficializzato Mourinho, quando arriva Mourinho, è vero che Mourinho non arriva, è vero che Bangal viene confermato. È una cosa che ovviamente fa piacere perché chiaramente hanno fiducia nella mia attendibilità, nella mia affidabilità, però diventa una pressione che appunto solo mia moglie sa, perché quando comunque Mourinho non dovesse essere ufficializzato da Manchester United, poi ti chiamano, invece di chiamarti God, ti chiamano Fraud. Tipo frode, no? Dice, you are a fraud, no? Sei una frode, liar, bugiardo, cioè ti accusano veramente pesantemente, forse perché sono abituati. Meglio zio Marcio, eh? Meglio zio Marcio. Meglio zio Marcio, molto meglio da parte dei turchi, quindi ovviamente quando dai notizie internazionali così importanti c'è anche poi l'ansia, no? Di aspettare la conclusione positiva di questa operazione. Prima senza i social questo ovviamente non poteva succedere, perché la notizia di Guardiola al Bayern Monaco che mi ha fatto, diciamo così, diventare famoso all'estero, senza Twitter, senza social, non avrebbe avuto un eco così immediata. Io ho saputo di questa notizia di Guardiola, ho fatto le mie verifiche, ovviamente non avevo il numero di telefono di Rummenig, come ho fatto con Fassone e con Paratici, quindi mi dovevo in quel momento fidare della mia fonte, e quindi sono andato abbastanza dritto. In quel momento c'era grande attesa per capire Guardiola dove sarebbe andato, e io ho dato questa notizia riguardo alla Bayern Monaco, ma attraverso Twitter ha avuto una diffusione così forte, ripresa dalla Bild, ripresa da tutti i giornali stranieri, che il Bayern Monaco ha fatto un comunicato di smentita dopo un giorno, dicendo che erano tutte sciocchezze quelle che arrivavano da un cronista italiano, l'allenatore era Heinkes, che tra l'altro era prima in classifica in Bundesliga, prima in classifica in Champions, stava andando a vincere anche la Coppa di Germania, e quindi evidentemente avevo anticipato troppo i tempi della loro notizia, era gennaio, e quindi hanno fatto questo comunicato. Io un po' ho tremato perché la figuraccia poteva essere pesante, mi hanno preso in giro da Marca TV, dicendomi che perché un giornalista italiano avrebbe dovuto sapere la trattativa tra una squadra tedesca e un allenatore spagnolo. Loro non riuscivano a capire il perché sarei dovuto arrivare io prima su quella notizia, e quindi hanno cominciato a dirmi che non capivo niente, eccetera eccetera. Sta di fatto che poi dopo due giorni la notizia, comunque poi qualcuno ha iniziato a lavorarci evidentemente anche in Germania su questa notizia, e dopo due giorni è diventato ufficiale. Quindi Bayern Monaco ha dovuto, dopo 48 ore dal comunicato di sciocchezze, ha dovuto annunciare ufficialmente Guardiola. Marca TV mi ha chiamato per chiedermi scusa, è stato un gesto che ho apprezzato molto. La cosa che rimpiango nella mia vita finora, spero di avere il tempo per migliorare la conoscenza delle lingue, quindi se posso darvi un consiglio per qualsiasi tipo di mestiere o lavoro vogliate fare, quello di approfondire il più possibile le lingue. Io parlo bene l'inglese, ma solo l'inglese. Adesso devo andare in Francia per gli europei, ma forse so dire solo bonjour, basta, ma in spagnolo non sapevo dire niente, quindi questi mi hanno chiamato per fare il collegamento e io sentivo che dicevano dall'altra parte perdono, 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 io muchas gracias, però non sapevo proprio come interagire nei loro confronti, e questo tante volte mi inibisce, no? È qualcosa che sento mi manca, perché vorrei sicuramente riuscire ad avere un rapporto molto più diretto con determinate fonti internazionali. Quindi grazie, ripeto, appunto a Twitter, ai social. Io oggi ho un gruppo molto importante di persone che mi segue, ed è anche una responsabilità. Lui diceva 600.000 su Twitter, ne ho anche quasi 500.000 su Facebook, 120.000, 130.000 su Instagram.
quindi sono 1.200.000 persone. Magari siete le stesse, seguite Twitter e Facebook, però ci sono tante, sono tante. Quello che ho fatto è stato importante, aver cominciato, essere stato uno dei primi, no, a capire che questo poteva essere il futuro, il mondo social, ma soprattutto quello che dico sempre è coltivare i propri utenti. Cioè, ci sono molti miei colleghi, molti star vere, artisti, cantanti, attori, lo so, che si creano un proprio profilo, però poi dopo non rispondono mai, no, sembrano lontani. E invece, adesso non perché siamo vicini qui, ma io credo che voi vi sentiate molto vicini a me, nel senso che come se aveste il mio numero di telefono. Cioè, a volte capita che veramente dopo un minuto io rispondo su Twitter a chi mi dice ci vediamo tra poco all'Unical, no? E questo è un po' come poter scrivere su WhatsApp o un SMS alla persona che guardi in televisione. Io credo che questo sia il segreto. È chiaro che diventa un altro lavoro, nel senso che star lì quando io sono a cena e non alzo neanche la testa nei confronti, a volte un po' mi dispiace, però penso che voi meritiate questo tipo di trattamento. E quindi, ripeto, sono uno di quelli che usa il social proprio come un rapporto diretto per cercare di eliminare le distanze che ci sono tra chi è dall'altra parte della televisione e chi invece a volte paga anche abbondantemente per vederci. E credo che abbia piacere di sentirsi davvero coinvolto, protagonista e attore diretto, no, di determinate situazioni. Quindi a volte non posso rispondere a tutti.